Amici, buonasera, bentornati, buongiorno sul canale più strano d'Italia, perché oggi andiamo a fare la review, ragazzi, di Pogba, di Nesta, e poi vedrete, e di Pirlo, ragazzi. Vi lascio le clip, ci vediamo tra poco e ne parliamo. Vediamo sto polpo cosa racconta, va. Ah, oh, ma bella. È pesante, ragazzi. Nei doppi passi è pesante. Cazzo, c'è Nesta tempesta perfetta qua, eh. Bravo, Nesta. Bravo. Pensate, ha resuscitato pure le icon con questo evento. Ma guarda sto Pirlo, che fluidità di corsa. Bravo, Polpo. Calma. Bravo, Polpo. Qua gasat. Che forte sto Nesta. Ma che forte sto Nesta, raga. Guarda sto Nesta. Porca madosca. Speravo di morire prima. Vai, Sandro. Che full automatico sto Nesta, clamoroso. Ma guarda sto Nesta, che bel difensore, oh. Ma guarda sto Nesta. Dai, che sto vedendo? Vada, Polpo. Bello stop. Bravo, Polpo. No, ho sbagliato a schifo. Nesta. Ah, sto Nesta è definitivo, incredibile. Il maestro sta mezzo a pecora sui contrasti. Guarda, guarda sto Nesta quanto è grosso. Vada, maestro Pirlo. Bravo. Minchia, qua è allungato bene. Mi pare solo un po' pesante, per il resto. No, la hit vera in questo momento che mi sta piacendo troppo è quel Nesta, ragazzi. Ma è fortissimo quel Nesta. Il maestro non è male, ma è fisicamente un po' quello che è. C'è da dire che per le mie condizioni... Ah, questo sicuramente in elite, ma non è proprio un pro, ecco. Poi... Per le mie condizioni di gameplay in questo momento un buon gameplay, raga. Tolto qualche laggata, ma tanto io, sapete, sono abituato. Bravo, Polpo! Sto Pirlo è bello scattante. Peccato il fisico di sto Pirlo, perché per il resto c'ha un bello sprint. Madonna, sto Nesta è fortissimo. Non sarà veloce come Ramos, ma quello anche per il body type, ma non mi pare lento sto Nesta, raga. Bravo, Nesta! Bravo, Polpo! Ma vai tu dritto, per dritto! Ma bravo, Polpaccio! Minchia, sto Nesta è proprio una presenza molesta in difesa. Ragazzo, Pirlo. Ma guarda che progressione, sto Polpo! Dai, maestro. Mamma mia, che gol di merda che gli ho fatto. Sto Pirlo sta un po' a pecora, raga, pure per il fisico. Nesta è incredibile. Cioè, vedi che Pirlo non è male, però quel fisico lo penalizza troppo. Mica, coi doppi passi sto Pogba vola. Bravo, Pirlo. Vedi che gli interventi automatici li fa sto Pirlo, solo che... Mica, sto Pogba quando sprinta, ragazzi! Sprinta, eh! Vai, maestro. Bravo, Pirlo. Minchia, sto Pirlo a livelli di automatismi fa paura. Ma vedi che... Oh, Pirlo, raga, io adesso non so le stats di Pirlo in fase difensiva, ma... Difende veramente bene. Il problema è il suo fisico che lo penalizza tanto a lui. Bravo, Pirlo. Oddio, è buona. Ma tu quando fa sti inserimenti? Che palla di Pirlo. Cioè, guarda che boost che prende sto Polpo. Bravo, Nestone, tempesta perfetta.
Il maestro è un po' rovinato, raga. Esperimento non riuscito come con Nesta. Qua la gente, per forte o scarsa che sia, non è che sono proprio dei coglioni, quindi. Passaggi epici sto Pogbao. Ma bravo, Polpo! No, male Pirlo, Adam. Forfan si può usare. È tanto automatico, fa tante intercettazioni, però il body type lo ammazza, è piccolino. Porca troia. Qua si è visto un po' il finishing, almeno la porta doveva prenderla. No, questo Pogba COC assolutamente no. Assolutamente no. Questo Pogba per me deve fare il CC a 3. Poi può giocare a 2, in un 4-4-2 o negli altri moduli, ma il suo ruolo è il CC questo. Bravo, polpaccio! Stamina di Pogba 49, zii. Però l'ho usato tanto, eh. Poi considerate che lo sto sempre selezionando. Io ce l'ho sempre in mano, cioè. Se ce l'hai sempre in mano, per forza di cose si stanca prima. Cioè, guarda quanto è grosso Sonesta. Bravo, polpo! Vai tu! Vai tu! Mamma mia, con lenti come vola! No, ma porca madò, sono proprio vecchio, non riesco a fare le McGee di bene, sono proprio vecchio da buttare. Sai chi mi ricorda Sonesta? Maldini. Però in confronto a Maldini è più cattivo ed è più grosso. Ancora, forse. Bravo, maestro. Ah. Non vi permettete di criticare il polpo, eh. Bravo Polpo, vedi col gambone. Bravo Polpo, come su FIFA 18-19, gasa tu in mezzo a sta mediana. Mamma mia, come gasava una volta il Polpo in mezzo al campo fino a gennaio, quando ero povero marcio. Eccoci ragazzi, allora ridevo prima perché poi dopo andremo a parlare di Nesta, che vabbè, quest'anno il gioco lo sappiamo è un po' diverso dagli anni scorsi, ma partiamo da Pogba, che ho provato con non buone intenzioni, vi dico la verità, perché avevo visto provarlo in live a Olli, l'ho visto provare ad altri, ho visto che non è che ne siano rimasti molto entusiasti, però lo Zanone ce l'aveva, ancora come stilintesa, ovviamente per farlo diventare lento, gli ho detto andiamo a provare sto Pogba. E mi sono trovato un giocatore incredibilmente valido. Quindi, io come sempre, raga, gioco su PS5, non PS4, quindi quello che dico vale per PS5, su PS4 l'unica cosa che vi posso dire è che secondo me ha grossi problemi a difendere e soprattutto in rapidità, dato che non esistono gli stili di corsa, però è un'intuizione, diciamo, chiamatela come volete, un'idea, una supposizione più che un'intuizione, perché io non ci gioco. Poi dopo andiamo a fare i confronti del caso con Zidane e gli altri, vi parlo prima della carta. Allora, a me è piaciuto tanto, come avete visto, perché non l'ho trovato eccessivamente pesante, un po' lo è, ma è 1,91 m, raga, non ci si può aspettare una leggerezza da questo giocatore, ma non l'ho trovato troppo pesante. Ho trovato che con i doppi passi con lenti prende una velocità clamorosa. Ha fatto un gol in recupero che avrete visto clamoroso, molto molto forte, ovviamente fisicamente e anche di testa, che può tornare utile. Ho notato con piacere che difende, difendichi, anzi, ovviamente non vi aspettate un Park, un Vieira, gente più votata poi di fatto a fare quella fase lì, però difende, la gamba la mette, il body type lo aiuta. L'ho provato anche da CDC l'ultima partita per vedere in un centrocampo a 3 com'era, l'ho provato anche in un centrocampo a 2, quindi sì, per me può andare anche in un centrocampo a 2 perché ce l'ha quel gambone, ce l'ha anche un po' quegli automatismi, ce l'ha comunque l'aggressività anche con l'R1. Ovviamente questo è più un CC, raga, uno che deve giocare in centrocampo a 3 per fare più che tutto la fase offensiva, un po' alla Zidane, e poi dare una mano in fase difensiva, ma non deve essere quello il grosso del suo lavoro. Mi è piaciuto il tiro perché ogni tanto la finalizzazione si sente, ma soprattutto io poi prendo tanti time, te lo sapete, ma anche non prendendo i time tira veramente forte, ma veramente forte, raga. Pochi giocatori ho visto tirare così quest'anno. Passaggi fuori di testa, con driven sinistro, destro, non come Zidane, ma siamo lì. Il dribbling è buono, secondo me, per uno di 1,91 m, con le skill ogni tanto ci si deve aiutare, non perché uno si mette a fare le biciclette, però in mezzo
mezzo al campo, magari sei di spalle, invece di girarti normale ti giri con un reverse elastico, per esempio, ma non sempre è necessario. La velocità con la palla, come vi ho detto, essendo lenti, è incredibilmente buona. Senza palla, e qua è uno dei due aspetti negativi, è un pochettino meh, nel senso, non è lentissimo. Con l'L2 si muove anche abbastanza rapidamente, ma se rincorrete senza palla, un po' di fatica la fa. Un più 3, un più 4 di velocità, secondo me avrebbero fatto una grossa differenza, l'avrebbero reso proprio un top player assoluto. Questo, ripeto, è un difetto non incredibilmente dannoso, però comunque è giusto dire aspetti positivi, aspetti negativi. C'è questa cosa che non ha quella rapidità infinita. Strano, perché poi i giocatori, per dirvi, mi viene in mente Petit, che è grosso, comunque abbastanza largo, pesante, tutto quanto, e ha forse meno velocità, o comunque siamo lì, che mi sembra un po' più rapido. L'altro aspetto leggermente negativo di questo Pogba, oltre alla finalizzazione che ogni tanto si sente, ma ovviamente neanche troppo, è che sì, è un pochettino pesante, ma anche qua secondo me non troppo grave, e che manca comunque l'alto alto, raga, che è una cosa in più. Non farebbe schifo su una carta comunque che spesso poi andrà a essere usata come mezzala, quindi come CC, quindi l'alto alto è un altro difetto ed è una cosa che secondo me manca. È una carta che però consiglio sinceramente, tant'è che io oggi avevo già fatto la sfida 83, l'ho visto provare in giro, ho detto cazzo non lo sblocco, oggi proverò sto Pogba, fa schifo, alla fine lo sbloccherò anche sul mio account. Ovviamente raga, adesso subentrano tutti quei discorsi e lo faccio al posto. Allora, dovete vedere voi, adesso vi faccio qualche confronto. PS4 appunto non è roba, raga, che mi riguarda, perché semplicemente non li testo. Io vi dico, ad esempio, andando a fare un confronto con Zidane, che è sicuramente il primo confronto che viene in mente del più azzeccato, perché tipo con Yaya Touré questo non c'entra niente, ragazzi, niente con Yaya Touré. Yaya Touré è molto più difensivo, molto più davanti alla difesa, mentre questo è molto più mezzala, non ha la quinta stella skill e secondo me non ha le doti neanche per farla mezzala, tant'è che anche i pro lo utilizzano davanti alla difesa. Non ha la difesa di Vieira, però è un buon ibrido, perché poi è un 4-4 con buoni passaggi. Zidane in confronto a questo Pogba è un pochino più rapido, la finalizzazione alla lunga si sente, non è incredibilmente più alta, però finalizza di più Zidane alla lunga, ed è per questo che Zidane può fare anche il COC, mentre questo Pogba non può fare il COC, in my opinion. E Zidane, ragazzi, nei passaggi qualcosina ancora lo guadagna, ma stiamo parlando anche qua di poco. Uno per il piede debole, due perché mi pare che abbia ancora più di soprattutto passaggio corto, lungo forse addirittura ne ha più Pogba. Zidane dove perde? Zidane perde in fase difensiva, perché Zidane non è che non difende, io ce l'ho, a me piace tantissimo, anche lì ha aiutato l'Albo di Taipe, largo, è comunque molto alto, difende, la mette la gamba, ma non difende quanto questo Pogba. Per me questo Pogba in fase difensiva ha qualcosa più di Zidane. Oltre a questo, Zidane ad oggi mi pare che, mi hanno detto, è arrivato a costare 1,7-1,8 causa l'aumento dei fodder, questo costa un terzo, comunque almeno la metà, quindi io vi dico che qualità prezzo questo Pogba è top. Zidane ha qualcosina in più, nel complesso secondo me è leggermente meglio, però poi sta a voi vedere se magari volete spendere di più per Zidane, se siete anche fan Zidane, se vi gasa più uno o più l'altro, e vedere in base alle varie review, ragazzi, se vi può piacere in base agli stili di gioco di quelli che l'hanno provato, se rispecchiano i vostri oppure no. Altri confronti con un De Bruyne if non c'è paragone, prenderei tutta la vita questo Pogba. Con un De Bruyne winter, anche qua, se preferite uno skiller, prenderei tutta la vita Pogba. Per quanto riguarda invece Benzema, raga, che però l'ho usato meno, non ho avuto modo di fare moltissimi game, Benzema mi pare che costi di più ovviamente il verde pino, che dovrebbe essere sul 1.100.000-1.200.000, è superiore. Secondo me quei pochi game che ci avevo fatto difende un qualcosina in meno di Pogba, ma proprio un qualcosina, però nel complesso è più forte, finalizza di più, è più veloce, il body type anche lì ottimo, è alto alto, quindi in confronto a Benzema anche lì meglio Benzema, però ovviamente raga costa il doppio, lo potete rivendere, però andrei comunque su Benzema in quel caso. Poi nelle domande chiedetemi, io cerco di rispondere più o meno a tutti pian pianino, però non confrontiamolo ragazzi a Yaya Touré, perché Yaya Touré secondo me non c'entra niente, parere personale, e lo vedo proprio come un altro giocatore. In un centrocampo a due può funzionare ovviamente vicino a uno un po' più difensivo, come un Guendouzi, come un Park, come un Vieira, come un Makelele, che oggi ho avuto contro fortissimo, e come i soliti che vedete sempre. Ecco, non fate Pogba Zidane, secondo me è un po' troppo. Pagullit già è una cosa che può andare bene, quindi nel complesso a me è piaciuto, io lo consiglio. Poi vedete voi con Ancora, perché prende lenti e si sente tutta la vita lenti. Scopriremo raga fra qualche settimana se sto Pogba, non lo so, fatemi sapere anche voi se è piaciuto oppure no. Io ieri sera effettivamente vedendo
prenderlo sono rimasto un po' allibito e mi sembrava effettivamente una busta. Spero che Holly lo riprovi, perché secondo me può anche essere stata una questione di gameplay o vai a sapere cos'altro. Passato Pogba, arriviamo a Nesta. Spero di non aver dimenticato nulla su Pogba, perché volevo dire tantissime cose, spero di aver detto quasi tutto. Nesta, tempesta perfetta, che non so bene cosa sto dicendo, ma lo sto dicendo, è un giocatore incredibile, un po' come Vidic, ma mi è piaciuto addirittura un pelo di più, perché è vero che perde in velocità questo Nesta, full automatico, manco ve lo dico, perde un po' sul lungo, perde un po' nei cambi di direzione ancora in confronto a Vidic, ma il body type di questo Nesta mi piace molto di più. Questo Nesta è triplo in game, è larghissimo, quando vai a fare il contrasto ti dà più sicurezza, si attacca tantissimo con l'L2 velocissimo, insomma, veramente top, top player. Leggermente inferiore a Ramos, perché Ramos è così, è più corta, a me piacciono sempre quelli più grossi, però vi dico che comunque Ramos negli 1v1 pure è mostruoso, quindi nel complesso oggettivamente è più forte Ramos, ma questo ad oggi per me è nella top 5 dei difensori del gioco. Non metto Militao perché non ho ancora avuto modo di provarlo e a me non piace mai troppo, Militao potrebbe scalzarlo fuori, però Virgil in ordine, Virgil, Lucio, Ramos, Nesta e Vidic sono i 5 difensori più forti che potete prendere. Militao probabilmente potrebbe subentrare quasi sicuramente a Sonessa, però devo provarlo, raga, non ho ancora avuto modo di provarlo. Quindi Ombra, super consigliato questo Nesta, fatemi sapere se lo provate, vedrete anche voi. Pirlo, purtroppo, invece, è un'occasione un po' persa, tra virgolette, l'ho usato con Ancora anche qua perché ce l'aveva lo Zanone. Non è male, raga, però il body type lo penalizza tanto, perché è piccolino, le 5 stelle skill un po' aiutano, un gol anche fatti, i passaggi sono senza senso. È balto, raga, è un po' tutto e un po' niente. Mi ricorda un po' Marchisio, raga, però Marchisio è ancora un pochettino più piantato come body type. Questo è molto automatico, si attacca, l'aggressività è fake in positivo, recupera palloni, però poi appena lo toccano vola, perché non regge fisicamente. Nei contrasti è quello che è, il tiro è buono ma non è incredibile, la velocità c'è ma anche qua non è incredibile perché non è lenti. Insomma, usabile ma non è come Nesta, che è un top player. Quindi buona carta for fun, nulla di più, una sorta di balto. Io vi ringrazio, fatemi sapere che ne pensate, ci vediamo alle prossime review.